Nel lontano 1912, il grande gigante dell'oceano, il Titanic, salpò per arrivare a... Oh no. E vabbè, com'è andata lo sappiamo tutti. Già, ma è vero. Il primo e unico viaggio del Titanic finì in tragedia il 15 aprile 1912. Al momento del disastro era la nave più grande e più tecnologica mai costruita. E questo mi ha fatto venire in mente una curiosità. Come sono le navi da crociera oggi rispetto a come erano ai tempi del Titanic, dopo quasi un secolo di progressi? Certo. Sappiamo tutti che ora devono avere più scialuppe di salvataggio, ma questa non è la cosa più rilevante. Iniziamo con le dimensioni. Tutti sanno che il Titanic era la nave più grande ai tempi, ma quanto era grande esattamente? Il Titanic si estendeva per 250 metri a poppa e aveva una trave, o larghezza, di 28 metri. I 9 ponti si elevavano a ben 53 metri, ovvero più o meno l'altezza di un edificio di 11 piani. Progettato per trasportare più di 2.400 passeggeri e quasi 900 membri dell'equipaggio, il Titanic si era certamente guadagnato la sua fama. Se fosse anche riuscito a evitare l'iceberg, il Titanic non avrebbe mantenuto questo primato a lungo. L'SS Imperator gli avrebbe rubato la corona un anno dopo, quando intraprese il suo viaggio inaugurale nel 1913. Preciso, suo di lui. Anche se la maggior parte delle navi sono di genere femminile, Guglielmo II di Germania ha specificamente richiesto che la nave fosse considerata al maschile. Non è del tutto chiaro perché, ma una possibilità potrebbe essere la grammatica, dal momento che Imperator, che significa ovviamente imperatore, è un titolo esclusivamente maschile in tedesco. Col passare dei decenni, le navi sono diventate sempre più grandi solo quando paesi e aziende hanno gareggiato per il titolo. A partire dal 2019, la nave da crociera più grande del mondo è la Symphony of the Seas, che è gestita dalla Royal Caribbean. La Symphony supera il Titanic in tutti i modi possibili. Con 361 metri di lunghezza e 66 metri di altezza, ha 18 ponti che sono alti il doppio di quelli del Titanic e prevede cabine e spazi ampi per oltre 5.000 passeggeri. E dato che stiamo parlando di alloggi, potrebbe essere il momento di parlare dei diversi scopi per cui queste due navi sono state create. La Symphony of the Seas è una nave da crociera, non una nave transoceanica come il Titanic e l'Imperator. La differenza è più o meno quella tra un autobus di città e uno di quelli che fa i tour. Si sale a bordo di una nave da crociera per divertirsi e su un trasatlantico quando si vuole andare da qualche parte. I trasatlantici hanno ricoperto lo stesso ruolo che le compagnie aeree svolgono oggi. Come per le compagnie aeree, la qualità del viaggio dipendeva fortemente dalla quantità di denaro che i passeggeri erano disposti a spendere. I passeggeri di prima classe godevano di una piscina di acqua salata, spa, palestra e ristoranti decorati nello stile dei caffè francesi e degli alberghi chic di New York. Ullala! Le cabine di prima classe erano spaziose e ben arredate, contenenti più camere come salotti e studi privati. Le camere di seconda classe erano più piccole e non così sofisticate, ma comunque arredate con lusso. I passeggeri avevano comunque accesso ad un certo numero di servizi della nave. Le persone che soggiornavano in queste camere erano per lo più professionisti della classe medio-alta e i loro biglietti costano l'equivalente di 1.800 dollari attuali. La terza classe non era così lussuosa, anche se le sistemazioni erano comunque più belle di quelle che si trovavano su altre navi della stessa epoca. Ogni cabina era dotata di 4 cuccette e i passeggeri di terza classe avevano accesso ai bagni comuni e alle sale da pranzo. A questi passeggeri la maggior parte delle navi dell'epoca non forniva nemmeno acqua corrente o elettricità. Il Titanic era anche una delle poche navi che forniva cibo ai passeggeri di terza. Inoltre, potevano accedere ai ponti all'aperto. Le camere anguste del Titanic potrebbero non essere il top del lusso, ma erano di gran lunga migliori di un posto letto ammuffito in stiva. Le navi da crociera moderne non hanno le classi come il Titanic o come le attuali compagnie aeree. La gente va in crociera per divertimento e non per spostarsi, quindi non ha senso stiparsi in letti a castello. Persino la camera meno costosa raggiunge i livelli di comfort di una modesta camera di hotel. Anziché in classi, le navi da crociera di oggi hanno camere divise in base alle dimensioni e alla posizione. Le camere interne sono le meno costose e meno grandi, mentre ai lati opposti troviamo suite con balcone. Alcune suite sono a più piani e molte hanno cinema privati e sale giochi. L'Ultimate Family Suite della Symphony of the Seas è dotata anche di uno scivolo a tubo per i bambini.
Non che gli adulti non possano usare lo scivolo. Ehi, a chi non piace lanciarsi da uno scivolo? Oltre ai televisori e agli scivoli in camera, ci sono molti altri servizi sulle navi da crociera che non sarebbero stati disponibili all'inizio del XX secolo. Il Titanic aveva sì una sua piscina, ma le navi da crociera di oggi dispongono di veri e propri parchi acquatici in miniatura, completi di attrazioni come scivoli e piscine a onde. Altre caratteristiche possono includere campi da golf, luoghi per spettacoli e assistenza all'infanzia gratuita. Certo, molti vantaggi esclusivi possono essere fruiti solo se si acquistano biglietti deluxe e alcuni ristoranti e spettacoli hanno un costo extra. Ma a differenza del Titanic, la maggior parte dei servizi sono aperti a tutti i passeggeri. Ora, le navi all'epoca non andavano da piroscafi alimentati a carbone a imponenti resort oceanici durante la notte. La costruzione navale durava un sacco, prima che questi resort su mare potessero divenire realtà. Il Titanic è stato costruito nel porto di Belfast su uno speciale scivolo costruito appositamente per ospitare la sua mole senza precedenti. Sopra il bacino di carenaggio c'era una massiccia struttura in acciaio conosciuta come Errol Gantry. Questo sostegno alto 69 metri utilizzava numerose gru per sollevare le grandi piastre in una posizione in cui potevano poi essere rivettate in posizione. Molte persone non sanno che c'erano speciali rane verdi sul sostegno, il cui scopo era quello di ispirare i lavoratori a rivettare. No, giuro che non me la sono inventata. Che ne sai? Lo scafo del Titanic era costituito da migliaia di queste tavole sovrapposte, con lo scafo inferiore costituito da due strati. Questo serviva a proteggere il Titanic dai danni causati dalla raschiatura contro i fondali marini. Sfortunatamente, i danni causati dall'iceberg erano appena sotto la linea di galleggiamento, dove c'era solo uno strato di placcatura tra l'oceano e l'interno della nave. La principale caratteristica di sicurezza del Titanic consisteva in 16 compartimenti stagni che componevano i ponti inferiori. La nave era stata progettata per rimanere a galla con 4 di questi compartimenti completamente allagati. Purtroppo l'iceberg ha aperto un lungo squarcio su 5 di essi. Le camere non sono riuscite ad estendersi fino alla cima dello scafo. Una volta che l'acqua ha raggiunto la cima dei 5 compartimenti inondati, è rapidamente traboccata riversandosi negli altri e trascinando la nave verso il basso ad una velocità maggiore. Le navi di oggi sono ancora in acciaio, ma i progressi nella fusione e nella metallurgia hanno portato a scafi più forti e meno fragili di quelli di 100 anni fa. Per ridurre il peso della nave si fa anche largo uso di alluminio. Questo permette alle navi di raggiungere la loro altezza torreggiante pur mantenendo un baricentro basso grazie ai motori pesanti e ai serbatoi di carburante nella parte inferiore dello scafo. Un peso ridotto significa anche minori emissioni. Parlando di motori, le moderne navi da crociera funzionano principalmente con diesel, gas naturale o una combinazione dei due. Le navi che utilizzano entrambi spesso impiegano motori diesel per la propulsione e gas naturale per guidare i motori che producono elettricità. Questo sistema è molto lontano dalle navi dell'epoca del Titanic, che faceva bollire l'acqua alimentando i suoi motori a vapore. Le navi moderne certo non sono esenti da emissioni, ma è molto meglio questo che emettere nubi di cenere e fumo. Anche le tecniche di costruzione sono cambiate nel corso degli anni, anche se non ci sorprende che le navi si siano trasformate tantissimo. Invece di avere solo pochi grandi scomparti interni, la struttura interna delle moderne navi da crociera è una vasta rete di cavi in acciaio che si irradiano verso l'interno dello scafo, con ogni quarta rete che sostiene una massiccia parete d'acciaio. Le travi sono nascoste all'interno delle mura della nave e fungono da struttura primaria del portante della nave. Tuttavia, l'aspetto più insolito è che non vengono costruite tutte insieme. Lo scafo e le cabine sono costruiti come moduli separati, poi assemblati nel bacino di carenaggio. Hai mai visto quelle gru giganti a forma di, come dire, N minuscola? Queste si chiamano grugolia e ora sai a cosa servono. Oltre alla nave assemblata come un gigantesco set Lego, i pezzi più grandi dello scafo sono costruiti al contrario. Questo perché la forma conica dello scafo rende più facile saldare le piastre insieme dall'alto verso il basso. Tutto questo potrebbe sembrare infinitamente complesso, ma utilizzando il design modulare, le navi da crociera possono essere costruite molto più rapidamente di un edificio della stessa dimensione. Il compromesso è che non tutti i porti sono attrezzati per un'impresa così massiccia. Le più grandi navi da crociera e petroliere sono assemblate in sole 6 località in tutto il mondo.
la più famosa è la Hyundai Heavy Industries, cantiere navale in Corea del Sud. Allora, sei pronto a navigare in alto mare su una di queste navi all'avanguardia? Perché non mi fai sapere qui sotto? Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, allora metti mi piace al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video interessanti che penso ti piaceranno. Basta cliccare a sinistra o a destra e rimarrai sul lato positivo della vita.